C'era tanta gente, alcune centinaia di persone, fra parrocchiani, conoscenti, autorità civili e militari, con in testa il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti, al funerale di Don Mario del Becaro, 63 anni, il sacerdote ucciso durante una rapina nella notte fra venerdì e sabato scorse nella sua canonica di Tizzana. Le indagini coordinate dalla Procura di Pistoia e condotte dai carabinieri proseguono a 360 gradi, dagli ambienti della marginalità e del disagio sociale fino alla pista della tentata estorsione di una spedizione punitiva nei confronti del sacerdote. C'è comunque sgomento e incredulità fra i paesani delle due frazioni nelle cui parrocchie Don Mario svolgeva da 26 anni le sue funzioni, Tizzana e Catena. Rabbia mista a dolore per una morte assurda, soffocato con un nastro adesivo e una sciarpa, secondo quanto emerso dall'autopsia, colpito ripetutamente dai suoi aggressori e legato. A celebrare la cerimonia funebre nella parrocchia di Catena, il vescovo di Pistoia, Monsignor Mansueto Bianchi, che nell'omelia ha parlato di un Natale dipinto di rosso, che segue un'esperienza traumatica vissuta dalla parrocchia di Don Mario e con essa dall'intera diocesi di Pistoia. Il vescovo di Pistoia ha avuto anche una considerazione per gli assassini. Ci rimane l'orrore e lo sdegno verso chi ha commesso questo delitto feroce, senza pietà e senza umanità. Eppure, nella luce del Vangelo e del pane consacrato che tra poco spezzeremo, è anche per queste persone che noi intendiamo pregare. Fra gli applausi dei suoi parrocchiani, l'ultimo viaggio per Don Mario del Becaro è stato quello verso il cimitero della Misericordia di Prato, dove verrà sepolto.